Nome? Paolo Franchini. Ruolo? Diversi ruoli, direttore della Federazione degli Editori Musicali, editore e vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza della SIAE. In quale di questi ruoli ti identifichi di più? L'editore. Come ti piace definire un editore musicale? Mi piace definirlo come quello che dovrebbe essere il migliore amico degli autori, che aiutano gli autori a crescere e a far arrivare la propria musica a tutti. Sì, però in cosa consiste il lavoro dell'editore musicale? È un lavoro molto complesso, fatto in diverse fasi. La prima fase è quella della scoperta del talento, la seconda è quella dell'assistere il talento per aiutarlo a crescere, sia economicamente ma anche dal punto di vista artistico. E la terza? E la terza fase è quella di far arrivare la musica di questo autore al mercato e al pubblico. C'è anche una quarta fase che è quella di amministrare bene la musica e gli introiti che arrivano dalla musica. Ma è ancora un lavoro redditizio? È un lavoro che può rendere tanto come può rendere molto poco. Dipende dalla qualità della musica, dipende dalle difficoltà che ci sono nel mercato. Poi noi in Italia abbiamo un mercato molto piccolo rispetto a quello anglo-americano, per cui è un lavoro molto difficile ed è un lavoro dove la percezione del pubblico è quella che siano dei lavori molto redditizi. In realtà sono dei lavori che rendono molto poco rispetto alla quantità di lavoro, di impegno che viene richiesto. È un lavoro più amministrativo, più politico o più creativo? È un lavoro creativo e amministrativo allo stesso tempo. Dimmi perché è creativo? È creativo perché un bravo editore lavora a fianco dell'autore cercando di aiutarlo a scoprire sempre di più il proprio talento. La tua passione per la musica ha origini lontane. Lontanissime, perché mia mamma suonava il pianoforte, suonava il piano jazz e mio padre è stato un giornalista e facendo il giornalista è stato anche critico di musica per il Corriere della Sera, sia musica pop leggera che musica jazz. E poi c'era un amore particolare per uno strumento. Il basso. Perché proprio il basso? Il basso perché negli anni 70 sono andato a New York e strimpellavo la chitarra allora in un gruppo di amici e ho sentito per la prima volta che il basso era uno strumento che stava per avere un'evoluzione straordinaria. Ho ascoltato Stanley Clarke a un concerto e mi sono comprato a New York il mio primo basso. Negli anni 70 hai fatto parte della scena rock in Italia. Che ricordi hai di quel periodo? Ho suonato il basso con molti cantautori, facendo quindi proprio di fatto la professione del musicista e poi ho suonato il basso anche in un gruppo progressive, Venegoni & Co, per l'etichetta storica Cramps. Insomma, ho fatto diverse esperienze molto belle, ho dei ricordi fantastici di quel periodo. Se a New York hai comprato il tuo primo basso, a Boston hai studiato musica seriamente. A Boston ho studiato musica seriamente, a Berklee College of Music. Avevo appena terminato una tournée con Teresa De Sio. Teresa De Sio allora era al top delle classifiche in Italia e io ho detto, in realtà sapevo di essere abbastanza scarso. E quindi ho detto, adesso è il momento di fermarsi e magari mettersi a studiare sul serio. Sono andato negli Stati Uniti, divertente, sono andato pensando di stare 3 mesi, un'estate a Boston, sono tornato 4 anni dopo. Hai studiato tanti anni alla Berklee, ti sei diplomato all'Università del Jazz e poi una volta tornato in Italia non hai più suonato il basso, perché? In teoria per un po' l'ho fatto, mi ero molto innamorato del jazz per cui non mi interessava più tanto suonare facendo il professionista di musica pop. E però in questa università avevo anche studiato, avevo fatto dei corsi di music business, per cui mi ero sempre di più interessato anche alla parte legata al business della musica e mi piaceva l'idea che un musicista passasse dall'altra parte, un po' come un giocatore di calcio quando diventa allenatore. Per tanti anni hai fatto il discografico, sei stato presidente anche di una multinazionale. Cosa ricordi con maggior gioia di quell'esperienza? Con maggior gioia mi ricordo tutto, nel senso che io ho vissuto anche un pezzo della discografia, quella più felice, più fortunata, dove c'erano non solo più risorse economiche, ma anche più entusiasmo rispetto adesso.
Ricordo con maggior gioia di aver potuto lavorare con alcuni miti della mia giovinezza pubblicando dei loro dischi, uno fra tutti David Crosby, che è una persona che amo molto e che, con cui fortunatamente ho avuto il tempo e il piacere di lavorare insieme, ma poi anche la quotidianità del lavoro, il lavoro ogni giorno di costruire un progetto nuovo, di scegliere una copertina, di scegliere una campagna marketing, di realizzare un video insieme a un artista. Cioè, il processo creativo di fare un disco e lavorare insieme a un artista è un processo entusiasmante, sempre. Perché sono sempre tutti incazzati con la SIAE? Hanno ragione, in parte almeno. La SIAE è un ente pubblico che è stato per molti anni amministrato molto male, gestito molto male, è diventato per molto tempo un grande carrozzone, e questo sicuramente non ha creato simpatia. Il tentativo che stiamo facendo da poco è quello di modernizzare la SIAE, e per un motivo fondamentale, che il diritto d'autore è un diritto di civiltà e la tutela degli artisti, dei giovani autori, eccetera, io penso che sia fondamentale per garantire un futuro alla musica. Qual è il primo risultato che vorresti vedere dal tuo lavoro in SIAE? Qualche risultato l'abbiamo già ottenuto, abbiamo, non lo so, piccole cose, ma tante piccole cose, come eliminare la quota associativa per gli autori fino ai 30 anni. In questi giorni stiamo addirittura, ho una riunione la prossima settimana per instaurare un'assicurazione sanitaria per tutti gli autori. Tantissime piccole cose che devono aiutare la vita quotidiana degli autori, e poi tantissime altre iniziative che abbiamo messo in campo con la SIAE per tutelare la cultura e promuovere la cultura del nostro paese. Per Paolo Franchini oggi la musica è ancora un piacere? La musica è non solo un piacere, è una salvezza. Il Paolo Franchini, professionista della musica, ha ancora un sogno nel cassetto? Probabilmente ne ho tanti. Il mio sogno in questo momento è crescere come editore, far crescere la mia casa editrice, che significa far crescere gli autori che stimo e con cui lavoro.